Ciao a tutti, oggi vi voglio andare a recensire il gioco Smurfs, ovvero il gioco dei puffi. E la modalità di gioco è molto simile a quella già vista per esempio con Farmville, presente su Facebook e anche sui nostri iPhone, ovvero sarà nostro compito quello di andare a coltivare, diciamo, vari ortaggi, verdure e andare anche a creare il nostro villaggio di puffi e ingrandirlo per farlo diventare sempre più grande, appunto. Come obiettivo poi ci sarà quello di sfuggire da Gargamella, che è ovviamente è il cattivo di puffi. Allora, innanzitutto guardiamo il menu, abbiamo il pulsante play per cominciare a giocare, il pulsante option dove possiamo andare ad attivare e disattivare i suoni, le notifiche, ricominciare il gioco e diciamo controllare gli amici. Gli aiuti, dove ci vengono con questo lunghissimo menu, viene tipo raccontati tutti gli aiuti, vengono raccontati tutti gli aiuti, e poi su Get More Games ovviamente ci verranno fatti vedere tutti gli altri giochi degli sviluppatori. Premiamo su play. Allora, qua c'è un po' di storia, vabbè, saltiamo. Il gioco è tutto in inglese, quindi, però comunque è molto semplice, anche perché all'inizio ci saranno un sacco di aiuti che, diciamo, c'è il tutorial che ci dirà che cosa dobbiamo fare. Adesso ci dice di costruire un giardino. Allora, questo è il nostro villaggio iniziale. Questo è il menu. Come vedete qua ci sono le varie cose che possiamo costruire. Ovviamente sono tutte bloccate perché abbiamo iniziato un gioco nuovo. Abbiamo gli edifici, le piante, e diciamo questi qua sono dei come dire, degli aiuti, quindi dei nuovi puffi o delle nuove casette che sono possibili da comprare soltanto con questi semi rossi. Che questi semi rossi riusciremo a crearli in un determinato modo, oppure si possono comprare più velocemente pagando soldi veri. Allora, innanzitutto costruiamo questo giardino. Come vedete si può spostare semplicemente trascinandolo nello schermo e dare l'ok premendo il tick. Adesso un puffo andrà a costruirlo. Ecco qua. Ok. Adesso vedete ci dice di coltivare i mirtilli. Quindi, ho sbagliato. Prendiamo sul campo. Qua ci vengono tutte le diciamo gli ortaggi, i frutti e le verdure che possiamo coltivare. E in quanto tempo diciamo verranno creati. Quindi per esempio gli mirtilli sono gratis e si possono raccogliere in 30 secondi. Saranno maturati diciamo in 30 secondi. Vediamo. Lui sta facendo crescere. Come vedete c'è un ampio spazio per creare il nostro villaggio. Si può anche zoomare con le dita. Adesso dovrebbero essere quasi pronti. Come vedete, ecco, sono pronti. E ci dice anche di raccoglierli. Come vedete c'è il nonno Puffa, se non mi ricordo come si chiama, che cammina nel villaggio e se andiamo a cliccare su di lui ci dirà, diciamo, qual è l'obiettivo da fare adesso. Quindi adesso ci dice di andare a raccogliere i mirtilli, basterà cliccarci e verranno raccolti. Come vedete adesso il nostro villaggio è a livello 2. Qua c'è ancora un po' di storia che ci viene raccontata. Ecco, adesso ci chiede di costruire una casa. Quindi andiamo a costruire una casa sempre nello stesso modo, ovvero menu costruzioni, edifici. Si sceglie la casa e si posiziona. Adesso vedete ci dice di, per velocizzare la costruzione, ci dirà di usare gli Smurf Berries, che sono quelli semini rossi. Quindi basterà premere sulla casa, scegliere di usare gli Smurf Berries e vedete che la costruisce immediatamente. Queste Smurf Berries si potranno o comprare con i soldi veri o creare, diciamo, come adesso andremo a vedere. Allora, adesso ci ha detto che dobbiamo inserire tre
cespugli. Mettiamo un po' a caso, mettiamo uno qua, uno qua e uno qua. Ok, abbiamo aumentato. Ok, adesso vedete che ci sono anche c'è la possibilità anche di giocare come dei minigiochi, ovvero sarà possibile andando, ecco, andando nella cliccando nella casetta, diciamo, del nonno, possiamo andare a scegliere a giocare un minigioco. Diciamo sì, vogliamo andare a giocare a minigioco. Vedete che possiamo creare delle pozioni. Adesso queste non siamo all'inizio, quindi non possiamo ancora farle, però dobbiamo creare la pozione rossa e dovremo fare in modo che scusate, dovremo fare in modo di agitare l'iPhone fino a che la pozione non diventerà rossa e avremo un determinato tempo per farlo, e però non potremo neanche agitare troppo, perché se arriveremo oltre un determinato livello, diciamo, la pozione non verrà bene. Comunque è un po' difficile da dire, ma semplicissimo da farsi. Guardate, abbiamo 30 secondi, dobbiamo agitare il nostro iPhone. Come vedete, più agitiamo più la barra qua sale, se smettiamo la barretta azzurrina scende, quindi il nostro obiettivo sarà arrivare là. Adesso vediamo, devo aumentare un po' la velocità. Come vedete è rossa, perfetto. Quindi abbiamo avuto 30 di esperienza. Qua c'è ancora un po' di storia. Ok, e qua ci vengono dette altre, diciamo, obiettivi. Adesso possiamo mandare un puffo. Allora, queste sono le case, per quanti puffi possiamo avere per ogni casa. Qua abbiamo il menu. Ok, che dire, è un gioco che, allora, secondo me all'inizio piacerà, però secondo me alla lunga è un po' ripetitivo, nel senso che dopo che si è raggiunto un certo livello, giocare alla lunga, un po' come almeno a me Farmville, non è mai piaciuto tantissimo, perché dopo un po' mi annoiavo a fare sempre le stesse cose, piantare, raccogliere, piantare, raccogliere. Qua diciamo che con i minigiochi diventa un po' più diversa la cosa, però alla lunga alla fine sono sempre a agitare l'iPhone, cioè non c'è niente da fare. Però contando che anche il gioco è gratis, devo dire che all'inizio è abbastanza divertente. Poi comunque è il gioco dei puffi, quindi magari si ricorda quando da piccoli si guardava il cartone, e questo può far piacere. Mi sembra di aver detto tutto, la modalità di gioco più o meno l'avete capita, insomma, come Farmville. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale su YouTube e a seguirci su Facebook e Twitter. Un saluto, ciao!